Kai vive sulla piccola isola di Kalokairi, in Grecia, dove assieme alla madredonna gestisce un hotel chiamato Villa Donna. Sophie sente che nella vita le è sempre mancato qualcosa, dato che non ha mai conosciuto l'identità del padre. Trova quindi un vecchio diario della madre e scopre che nel periodo precedente alla sua nascita frequentava 3 uomini diversi. Credendo che uno dei 3 possa essere suo padre, all'insaputa della madre, spedisce gli inviti di matrimonio ai 3 uomini. Conoscerò papà, Sam Carmichael, Bill Anderson ed Harry Bright. Sono sicura che appena vi incontrerò, capirò immediatamente chi è mio padre. Signore, ti prego, fa che accettino l'invito e che vengano tutti e 3 al mio matrimonio. E gli invitati iniziano ad arrivare sull'isola. Fra di essi le migliori amiche di Sophie e le migliori amiche di Donna, con le quali 20 anni prima formava il gruppo delle Donna e le Dynamos. Sull'isola approdano anche i 3 vecchi amori e Sophie cerca di tenere nascosto il loro arrivo alla madre, che ben presto scopre la loro presenza sull'isola e cerca di tenerli alla larga, soprattutto per proteggere la figlia. Chi sarà il vero padre di Sophie? Riuscirà la ragazza a trovare la sua strada e a non sentirsi in dovere nei confronti della madre che con tanti sacrifici l'ha cresciuta da sola? Sono alta. Sono piccolina. Ma non sono una bambina. Belle ragazze. Guardate un po'. Ma è bellissimo. Ne voglio uno anch'io. È stato bravo, vero? Oh, mi sposo domani. Sono felice che siate qui perché ho un segreto e non posso dirlo a nessun altro. Sophie, sarai per caso incinta? Sophie, sei incinta? No. Cosa avete capito? Ho invitato mio padre al matrimonio. Stai scherzando? Quindi finalmente l'hai trovato? Beh, non esattamente. Sapete cosa diceva mia madre ogni volta che le chiedevo di mio padre? Sì, certo, che era stata una cotta estiva e che lui se n'era andato prima che lei si accorgesse di aspettarti. E tu ti sei sempre accontentata di sapere solo questo? Esatto, ma rovistavo dentro vecchi bauli e guardate cosa ho trovato. Sophie, ma tu non dovresti leggere il diario di tua madre, semmai è lei che dovrebbe leggere il tuo. Ma è il diario dell'anno in cui è rimasta incinta di me. Sophie! Sentite qui, 27 giugno. Forse non dovremmo ascoltare. Che nottata. Forse sì! Sam mi ha portata in barca sull'isoletta. Qui parla di Kalokairi. Abbiamo ballato sulla spiaggia, ci siamo baciati sulla spiaggia e puntini, puntini, puntini. Cosa? Puntini, puntini, puntini. Si faceva così ai vecchi tempi. Sam è quello giusto. So che è lui. Non mi sono mai sentita così prima. Honey, honey, mie emozioni. Honey, honey. Honey, honey, mi stress.
detto di amarmi e invece ora mi ha detto che è fidanzato e che sta tornando a casa per sposarsi ed io non lo rivedrò più. Ma che sfortuna, povera donna. 4 agosto, che nottata. Bill ha noleggiato un motoscafo ed io l'ho portato sull'isoletta. Sofì, aspettaci! Aspettaci! Anche se penso ancora moltissimo a Sam, Bill è così simpatico, un tipo divertente, da cosa nasce cosa e... puntini, puntini, puntini! Wow! Bill mi ha lasciata. No! Dice che uno spirito avventuriero libero come il suo non può metter radici, ma che mi penserà moltissimo, che in fondo lo fa per me e che presto tornerà da me. Bla bla bla, tutti uguali gli uomini. Ma non è finita qui. 15 agosto, Harry è apparso per incanto. Così ho detto che gli avrei fatto vedere l'isoletta. È così dolce e comprensivo, non ho resistito e... puntini, puntini, puntini! Damigelle! Oddio, smettetela di crescere. Avete già cominciato a divertirvi, eh? Un tempo anch'io mi divertivo. Oh, lo sappiamo! Allora chi è tuo padre? Sam, Bill o Harry? Non lo so. Ma quale dei tre hai invitato? Oh, oh mio Dio! Dio! Loro lo sanno. Ma certo che no. Che cosa puoi dire ad un perfetto estraneo? Ti prego, vieni al mio matrimonio, forse sei mio padre. No. E no, credono che la mamma abbia spedito gli inviti. E dato quello che c'è scritto qui, non mi sorprende che abbiano detto sì. Oh, i vestiti. Allora, che ne pensate? Sono bellissime. Sei bravissima, Sofì. Già. Saremo tutte stupende domani. Voglio un matrimonio perfetto e voglio che sia mio padre ad accompagnarmi all'altare. Beh, allora si vorrà una larga navata. Ah. Io riconoscerò mio padre appena lo vedrò. Ne sono sicura. Ragazze, ciao! Vieni qua, bell'uomo! Dai, lasciatemi, mi sposo domani! Attenti, ci sono gli spilli nei vestiti! Oh. Beh, allora, cosa ne pensi? Ma... che ne dici? Ah, sì. Ah, sì. Se fosse per te ti sposeresti in fretta e furia, in jeans e magliette e tutto annaffiato di birra. Ma dai, mi fai sembrare così poco romantico. Pensavo solo di risparmiare i soldi per viaggiare. Ma non andiamo da nessuna parte. E ora vai. Siamo molto occupate. Devo solo prendere le cose per stasera. Per l'addio al celibato, eh? Perché non gli hai detto che hai invitato tuo padre? Ah, pardon, i tuoi padri. Perché avrebbe detto di dirlo alla mamma? Donna, ti ucciderà con le sue mani quando lo saprà. Ma quando lo saprà sarà troppo tardi. Ma vedete, sento come se mancasse una parte di me. E quando conoscerò mio padre... ogni cosa andrà al suo posto. Cani, cani, le emozioni. Cani, cani. Cani, cani, mi straruni. Cani, cani. Cosa sapevo già, ma quanta curiosità. E adesso saprò che mi lega a te.
Non ce la faccio più. Scusate, fate passare. C'è una persona anziana con me. Mia madre ha bisogno di un trasporto. Anziana? Ma se abbiamo la stessa età. Oh, oh, solo alcune parti di noi. I miei piedi. E togliti questi dannatissimi tacchi a spillo. Vai. Già non sopporto più questa puzza di pesce. Non sapevo ti desse fastidio. Hai sempre adorato il pesce. Oh, che simpatica. Però bisognerebbe portarsi la bombola per l'ossigeno. Ma perché ho messo i tacchi a spillo? Ossigeno, ossigeno. Ma guardate che cosa ha portato a riva la marea. Donna! Per una serata. Ed una serata sola. Donna e le Dynamo. Ciao ragazze, come state? Wow. Ciao. Siete bellissime. Stai benissimo, ma sembri una vecchia hippie. Wow, davvero. Queste però sono nuove. Ma dove le ha prese? Il mio terzo marito. Dynamo, dinamite. Tutto il giorno dormite, la notte vi divertite. Allora, ci sono uomini a questo matrimonio? Ecco. Greci galanti, finanziariamente allettanti? Ci risiamo, è in arrivo il marito numero 4. 4? Ma non per me, per lei. Per me? Per lei. Ora che il suo libro è diventato un best seller e tutto il mondo si rimpizza di funghi e verdure al forno, è ora di trovarle l'uomo giusto. Oh, ti prego, che noia. Ma che bel esempio che siete voi due per Sophie. Vi presento la serial moglie e la piccola eremita. Guardatemi, sono la lupetta solitaria. Beh, e quando è che i colombi lasciano il nido? Ah, e chi lo sa. Guarda, non so cosa passi per la testa a quella ragazza. Vuole un bel matrimonio in bianco e lei e Sky hanno tanti progetti per l'hotel. A volte penso che non se ne andranno mai. Ah, perché tu vorresti che se ne andasse? Beh, io voglio il meglio per lei. Certo che no! Sky, vieni! Oh. Ti presento le mie coriste. Coriste un corno! Lui è il protagonista della Baldoria di domani. Il fortunato. Ma ciao! Ma tu sei Rosy? Sì, in persona. Ciao, come stai? Benissimo, è un piacere conoscerti. E tu devi essere Tania. Ho sentito tanto parlare di te. Tutte cose brutte, spero. Sì. E tutte vere. Sky, noi avevamo un gruppo negli anni 70, eravamo lì da Dynamo. Oh, enchanté. Tu parli français, c'est magnifique. E come tu t'appelles, mon petit? Oui. Ma che ha detto? Oh. Ragazzi, scusatelo, lui è Eddie. Eddie è un po' il nostro barista, il facchino, il portiere, insomma, un po' il nostro tuttofare, ecco. Anche se ora non mi sembra molto utile. Eddie, potresti portare le valigie delle signore in albergo? Oh, sei... Lascialo perdere, Luca. Oh, and you speak English. I think it's a wonderful place here, don't you? Va bene. Eddie, prendiamo le valigie. No, non ci credo. Zia Rosy! Guarda, Sophie, è diventata così bella. Vieni da me, Sophie Sheridan. Diventi più bella ogni volta che ti vedo. Ma sei uno schianto. Scommetto che non ti ricordi di me. Oh, con tutte quelle plastiche che ti sei fatta. Ma sì che mi ricordo, zia Tania. Non sei cambiata per niente. Oh, la mia bambina ha tutta la vita davanti a sé, piccola. Ti prego, mamma. Sto per sposarmi, non per entrare in convento. È sfacciata. Mi piace. Ah, sì. Tale madre, tale figlia. Oh, ti sbagli. Se mi somigliasse almeno un po', non si sposerebbe a 20 anni. Oh, non si sposerebbe affatto. Ah, che simpatica. Oh, ragazze, scusate, avrei dovuto ritirare il bucato prima che arrivaste. Tania, rifugiati in casa, c'è da lavorare. Ah,
Io non capisco perché con tutte queste nuove tecnologie non abbiano ancora inventato una macchina per rifare i letti, per fare il bucato. Se ci fosse tu li andresti dietro per rifarli tutti. Non ti conosco, vero, mamma. Però mi voglio modernizzare. Sky, digli di Cosonet. Chi? Di internet. Lui mi metterà online. Si dice online. Sto realizzando un sito web. Questo è un posto con un forte potenziale. Solo che nessuno sa che siamo qui. Così se lo pubblicizziamo bene, speriamo che la gente arrivi a frotte. Già, vorremmo che diventasse la meta romantica per eccellenza. Sapete, si dice che qui una volta ci fosse la fonte di Afrodite, la dea dell'amore, e chi ne beveva l'acqua trovava l'amore e la felicità eterna. Oh, io ne bevo un bicchiere. Io un pozzo. Le terme di Afrodite. Ma la dea dell'amore. Ma, donna, pensavo che non volessi bastimenti carichi di turisti. Beh, bastimenti no, però insomma qualcuno in più sarebbe gradito. Adesso ragazze, vi devo dire una cosa. La cosa del water. Se non scarica subito, voi ve ne andate, tornate dopo un po', riprovate, dovrebbe... Vabbè, non funziona niente qui a parte me. Mando questo albergo avanti da 15 anni e non mi sono mai presa un giorno libero. Silver tesoro, puoi venire un attimo?
dispiace. Silver! Adesso mi faccio portare qualcosa di forte. Oh, grazie tesoro. Caro, vieni, vieni. Mi riporteresti il mio beauty? Grazie. Ecco, grazie tesoro, tieni. Oh, ci voleva, ci voleva. Oh, dove vai? Lascia. Forza, beviamoci su, ragazzi. Oh. Brindisi ai bei tempi andati. Oh. Te ne vuole un'altra? Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Oh, ragazzi. Sì. Vi ricordate come ci divertivamo, ragazzi? Tutti divertivi. Il gruppo, le canzoni, l'amore, oh. Il gruppo, le Dynamo, ma le insomma, Dynamo. Eravamo troppo forti. Come faceva quella canzone che cantavamo sempre? Super, 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 potremmo riproporla per l'addio al nubilato di Sophie. Ma io non mi ricordo niente. Dai, poi qualcosa ci verrà in mente. Io ho ancora i vestiti esattamente come li portavo negli anni 70. Bah. Oh, ragazze. Secondo me, vi ricordate di Sam? Sam, l'architetto che doveva tornare a casa per sposarsi con un'altra. Oh, era bellissimo, ma quei capelli lunghi, neri. Però io non ci penso più a Sam, eh. Non ci penso più. Sì, sì, sì. Tu, secondo me, sei troppo legata al passato. Oh, ma un gran bel passato. Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forever. Like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. I win when I lose, and Waterloo couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my pain is to be with you. Oh, 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 Waterloo, finally plays with my Waterloo. Waterloo couldn't escape if I wanted to. Thank you.
Aspetta, aspetta. Guardiamo nella valigia di Tania. Oh. Guardiamo, guardiamo. Oh! Tania ha un bagaglio per fare il giro del mondo. No, sono d'accordo. Ma... ma che fa? Lo usa come filo interdentale. Spiritose. Cos'è? Roba che si mangia? E senti questa? Oh, l'idratante più lussuoso al mondo. Scaglie d'oro 24 carati ed estratti di testicoli d'asino. Siete solo invidiose. Sono 1.000 euro a spalmata. 1.000 euro? È il prezzo da pagare se vuoi bere prima delle 11 del mattino. Oh, come facciamo noi? Appunto. Un altro cibo. E a me? Oh mio Dio, ragazzi, scusate, devo andare. C'è una crepa nel cortile, devo andare ad aggiustarla. Dove vai? Scusate, dove vai? Dove vai? Io sono una donna impegnata, devo lavorare. Sei. So che farai una fortuna con il Pabse. Volevo dire website. Ma riuscirai a cavartela fino ad allora? Donna, Tania si sta offrendo di impegnare i suoi brillocchi. Voglio dire, ti serve un prestito? Oh no, tesoro, no! Mi sto solo lamentando, lo sai come sono fatta? Non mi serve l'aiuto di nessuno! Ah, ragazze, parliamo di cose serie. Vai, uomini! Oh. C'è qualcuno che... Qualcuno che sarebbe? Qualcuno che... Lo capisco! Qualcuno che... Qualcuno che... Ah, volete dire qualcuno che... Non c'è. La cuccia, cuccia. No, richiederebbe troppe energie. Oh, già. Altri tubi che richiederebbero manutenzione. Ma bella quella di tubi. No. Io sono così contenta che quella parte della mia vita sia finita. Sul serio, non mi manca affatto. Davvero? Io sono felice, sono singolo, sto benissimo da sola, davvero. Sì. Ma quanto manca ancora? Dai, siamo arrivati. Dai. Scale, solo scale. Almeno siamo fuori da quella barca. E questo è niente. Dovresti vedere la canoa lungo un torrente fangoso. Wow. Vorrei sapere una cosa davvero straordinaria? Questo albergo, sapete, è sempre stato il mio sogno. Trasferirmi qui, gestire un albergo e vivere per sempre in questo paradiso. E donne, riuscite a farlo? Oh sì, mi ricordo che questo posto era un negozio di generi alimentari. Ieri sera pensavo che sarei tornato qui in mezzo alle capre. Le capre almeno sono meglio dei cammelli. Ricordo che una volta ero in Canada. Dov'è? In Canada. Ah. Sapete, al tramonto le mie mani... Mi dispiace interromperti, Indiana Jones, ma devi sapere, questo è il mio albergo. L'ho progettato e disegnato 21 anni fa. Ma io ti conosco, tu sei Bill Anderson. I tuoi libri sono una fortuna nei miei noiosi viaggi d'affari. Potrebbe sembrare che stia studiando le mie azioni in borsa e invece, leggendo, sogno di viaggiare in qualche remoto angolo del pianeta. Io sono Bright, Perry Bright. Dovresti farlo sul serio qualche volta. Cosa? Sai viaggiare. Oh no, l'avventura non fa per me. Invitati della sposa o dello sposo? Della sposa. Anche se non l'ho mai vista. E tu per caso? Sei un caro amico di donna? Beh no, in effetti non la vedo da più di 20 anni. E poi questo invito è in attesa. Che coincidenza, mi è successa la stessa cosa. Beh, io credo che ci sia qualcosa di strano qui. Ma scusate, 3 uomini che non si sono mai incontrati prima. E tutti e 3 hanno ricevuto gli inviti per le nozze di una persona che neanche conoscono. In un luogo in cui non tornano da oltre 20 anni.
e chi ha fatto gli inviti è una persona che non vedono da oltre 20 anni, beh, io ci vedo qualcosa di strano. Beh, interessante analisi però, eh? E tu che ne dici, Harry? Perché pensi di essere qui? Beh, io credo che Donna abbia voluto farmi questo invito per ricordare i nostri indimenticabili momenti insieme. Sì, sarà così. Oh mio Dio! Che succede? No, non posso crederci. Questa è la mia chitarra, guardate, DS-HB, Donna Sheridan ed Harry Bright. Non credevo l'avesse ancora. Che bei tempi, avevamo la musica nel sangue e il mondo era ai nostri piedi. Gliela regala io, eh? E poi dite che non sono una persona passionale. Ma chi l'ha detto? Come faceva quella canzone? Oh, non ti metterò a cantare ora. Musica ti sento, ti porto dentro. Grazie a te io sto vivendo. Chi può farne senza? Mi chiedo in tutta onestà come si fa senza canzoni, che vita sarà? E allora musica ti sento vibrare intorno a me. Sei bravo, lo sai, non sarei mica la figlia di Donna. Sì, ecco perché mi sembrava un volto familiare. Beh, sì. E voi siete degli amici della mamma? Beh, in un certo senso. Siamo qui per il matrimonio. Già, io sono Bill Anderson. Harry Bright. Sam Carmichael. Ci stavate aspettando? No! Cioè, volevo dire... Sì. Quindi, oh, mio tu Dio. Sei Sofia? Sì. Sei Sofia? Mi chiamo Sofia. Beh, Sofia in greco. Beh, mi chiamo così in onore di una Sofia. Avevo una prozia che viveva sul continente che si chiamava Sofia. Senti, è tutto meraviglioso, ma potresti mostrarci le nostre camere prima di incontrare tua madre? Sì, sono d'accordo. Vorrei rinfrescarmi un po' prima del grande incontro. Sì, e io vorrei ringraziarla per essersi ricordata di me dopo tutto questo tempo. No. No, perché ho mandato io gli inviti. La mia mamma non sa niente. Oh, santo cielo. Beh, ha sempre parlato di voi e dei bei tempi passati. Ho pensato che sarebbe stata una bella sorpresa per lei se foste venuti tutti e tre al mio matrimonio. Stavolta l'hai fatta davvero grossa, eh? Ma che fortuna ha camminato accanto a me. Musica sei, una splendida occasione. Che follia, che magia, che poesia. Musica ti sento, ti porto dentro. Grazie a te io sto vivendo. Senza, mi chiedo in tutta onestà come si fa senza canzoni, che vita sarà? E allora musica ti sento vibrare intorno a me. E allora musica ti sento vibrare intorno a me. Sofì, io non posso restare qui. L'ultima volta che ho visto tua madre ha detto che non voleva vedermi mai più. Ma è successo tanti anni fa. Ti prego, significa davvero tanto per me. Perché? Senti, vedo che ti sei dato un grande affare. Ma potrei suggerire di riunirci tutti solo da barca, Bill? Beh, stiamo d'accordo, lontano da qui. No. Perché? Beh, è un'avventura, Harry. Ti farà bene. Ah, capisco. Quando ho mandato gli inviti non sapevo nemmeno se avreste risposto. Invece adesso avete fatto un lungo viaggio solo per un matrimonio. Ci sarà una ragione particolare se siete tornati tutti qui? Beh, il richiamo di una sirena, magari? Sei proprio una civetta, lo sai. Se ti vedessero i miei figli, non si riprenderebbero più. Tu hai dei figli? Sì, due. E un giorno mi piacerebbe portarli qui. Come ci portavi mia madre?
There was something in the lei? E dopo? E dopo? Sì, è lei. Oh, no, 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 fermi, fermi, fermi. Sentite. Io ora vado, ma promettetemi di non dire a nessuno che vi ho invitati io. D'accordo? Promesso? Beh, d'accordo, d'accordo, sì. Piccola, sì. Ah, perfetto. Senti, ma non ci sarebbe per caso una stiratrice per i miei pantaloni su quest'isola? No! Bellezza, come va? Sì, ma sono... sei proprio tu? Ero di passaggio. Ehi, sì. Hey, donna. Harry, ma che ci fai qui? Ciao. No, tu no. Finita tra noi, c'è di certo un perché. Stata, lo sai, ingannata da te. Ma sai che c'è, non imparo mai davanti a te. Che mi capita, non lo so. Prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento campane suonare. Parli e mi sento sempre morire. Il tuo forte. Fermo dove sei! Spero, spero proprio che sia un sogno e che voi non siate qui. Sì. Vuoi un pizzicotto, donna? Tieni le mani a posto, Bill Anderson. Tu forse non ti ricordi di me. Harry. Io un po' sono cambiato, ma... Ma tu, per niente. Oh, grazie. Vorrei tanto essere come te. Sì, vabbè, ma... Che ci fate qui? Perché siete qui? Perché? Io sto scrivendo un articolo sul viaggio. Sì. Io sono qui per una vacanza avventurosa. Tu? Sì. Beh, io ho fatto un salto per dire ciao. Ciao. Sì, ma che cosa significa tutto questo? Beh, sai, è solo uno di quei momenti di serendipità della vita in cui tre perfetti sconosciuti condividono lo stesso pensiero. A sconosciuti? Mm-hmm. Quindi voi tre non vi conoscete? Beh, in generale possiamo dire così. Sì, ma voglio dire, cosa ci fate qui? Chi vi ha detto che potevate stare qui nel mio albergo? Beh, non ho capito bene il nome. La signora greca. Sì, guardava greca. O forse ha detto che non potevamo stare qui. Già, può essere. Sì, però l'ha detto in greca. E deve aver detto così, non potete stare qui perché siamo chiusi. Ah. E cioè no, siamo al completo, abbiamo un matrimonio, mia...
una ragazza del luogo si sposa. Beh, e quindi donna, donna, in realtà noi abbiamo le chiavi. Sì. Oh no. Madonna, non preoccuparti per noi. Bill è abituato alla vita spartana. Oh sì, e Harry poi. Io sono molto avventuroso. Avventuroso. Invece tu? Beh, io ho fatto un salto solo per vedere l'isola. Sai cosa significa per me? Oh sì, certo. Allora io noleggerò una barca che vi riporti dritti tutti e tre sul continente. Ma ho io una barca? Dove la barca? Perfetto, è una barca. E allora salite a bordo, salpate le ancore e andate lontano, lontano da qui. Ehi donna! Che c'è? Che c'è? È bello rivederti. Certo, certo che non è cambiato affatto, Anch'io mi aspettavo di trovarla un po' ingrassata. Sì. Sai l'età. No, è sempre la solita donna. Sento mai suonare, parli e mi sento sempre morire. Oh, mamma mia, ci risiamo ancora, mamma, sento ci ricasco, mamma mia, non resisto più, mamma, so che ci ricasco. Ecco piccola, questo ti stuzzicherà le papille. Accuccia cioccolatino, potrei essere tua madre. Sua nonna. Tutti uguali, uomini. Dov'è Sophie? Credo sia andata sulla spiaggia. Oh, meno male. Donna, che succede? Chiquitita, dimmi che c'è. Stringi il cuore tra le mani. Che c'è lei che si sposerà domani. Io non so vederti così. La tristezza non si nasconde. Sì, lo so che il dolore ti confonde. Chiquitita, dimmi che c'è. Sono qui, dai, parla con me. È suo padre.
Il padre di chi? Il padre di Sofì. Vi ricordate, dicevo sempre che era Sam, l'architetto che doveva tornare a casa per sposarsi con un'altra. Ecco, io non sono più tanto sicura che sia lui il padre, perché sono stata con altri due ragazzi quell'estate. Donna Sheridan, che ragazza frivola! Ma perché non ce l'hai detto? Ma perché come potevo pensare? Insomma, come potevo immaginare di ritrovarmeli qui dopo 20 anni, il giorno prima del matrimonio di mia figlia e che alloggiano nel mio albergo? Sono in albergo? No, 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 dove andate? Ferme! Ma qui non c'è nessuno! Donna, ma sei sicura che fossero qui? Certo! Credete che potrei mai dimenticare i padri di mia figlia? Erano tutti e tre qui. Sam Carmichael, Harry Bright e Bill Anderson. No, Bill Anderson lo scrittore, no. Ma forse sono tornati sulla barca. Spero che trovino una secca e affondino. Ma che sono venuti a fare qui? È come un terribile scherzo del destino. Dio è sempre molto puntuale. Qui è tutto molto greco. Ma loro sanno dell'esistenza di Sofì? No, non sono mica sensitivi, non l'ho mai detto a nessuno. Donna, hai mantenuto il segreto per tutti questi anni. Sì, ma adesso questo non mi importa. L'unica cosa importante è che Sofì non lo scopra mai. Magari la prenderebbe con filosofia. Chi so, non conosci mia figlia, sarebbe una bomba per lei. Madonna, non ci sono, se ne saranno andati. Non lo so, non so dove sono, non so perché siano qui e... me lo sono meritata, è stata tutta colpa mia perché sono stata una... Una stupida sgualdrinella incosciente. Oh. Parli proprio come tua madre. Non è vero. Sì, che è vero. Sei vittima del senso di colpa dei cattolici. Oh. Ma sei vissuto per anni come una suora. Già, che fine ha fatto la nostra donna? La vita è l'anima delle feste. La cicca suprema del rock. Sono cresciuta. E allora decresci, bambina. Oh, sì, che credilo se non sanno stare al gioco. Giusta, troveremo re, è lì che aspetta te.
Eh beh, torniamo sulla mia parte. Andiamo via. Sì, dai. Sì. Facciamo un giro. Ehi, ma dove andate? Facciamo solo un giro intorno all'isola con la mia barca. Sì. Venite con noi. Ma avevate promesso di venire al mio matrimonio. Sì, beh, ecco, ma tua madre ci ha sfrattati dall'albergo. Sì, e così abbiamo pensato di toglierci dai piedi. Già, donna ha dato i numeri quando ci ha visti. Ma è successo qualcosa? No, io credo che sia solo un po' agitata per la cerimonia di domani. Vero, Sofì? Oh, sì. Ma non ha idea che voi siate la sua bella sorpresa. Domani sarà molto felice. Non credo proprio. Ehi, ma questa è la chitarra della mamma? Oh, no. Cioè, sì, però è solo in prestito. Guarda, DS, Donna Sheridan ed HB, Heavy Bright. E l'ho comprata io, sai. L'ho pagata 10 sterline più la maglietta con Johnny Rotten. Tua madre conosceva un bello di belle, allora. Sai, io studiavo a Parigi. Quando l'ho conosciuta, sono saltato su un treno, ho attraversato l'Europa, il mare Egeo a nuoto, e l'ho seguita fin qui, molto avventurosamente. Ah, bravo. Sapete, quelli erano tempi folli. Era il periodo dei figli dei fiori, insomma. Sì. Credevo fosse per sempre. Ero così felice di averla incontrata. E le facevo ogni tanto dei ritratti. Anche io disegno. E tutti mi dicono che sono molto brava, sai? E invece adesso ti sei sposato, hai anche due figli. E tu sei un famoso scrittore di avventure. E tu? Io ho i miei cani, Sheila e Donna. Oh. Mi sta chiamando Sky. Sentite. Sofì! Sentite, io ora devo andare, ma promettetemi di venire domani. Sofì! D'accordo. D'accordo. Una promessa. Sofì, finalmente, ma dove sei stata? Scusami, ero in giro per l'isola e ho perso la cognizione del tempo. Ma dove vai vestito così? No. C'è il mio del celibato, non ricordi? La mia ultima notte di libertà. Come potrebbe vederla qualcuno, ma per me l'ultima notte prima della più grande avventura della mia vita. Ti ricordi? Ti avevo detto di voler trovare mio padre. Sofì, ma ne abbiamo già parlato un milione di volte. A te non serve un padre, hai già una famiglia. E tu non mi lascerai mai, vero? Ma stai scherzando? Tu hai scambiato la mia vita. In ogni uomo io vedo guai. La gelosia è diventata la mia malattia. Sono cambiato stando con te. Fumavo e basta e non avevo altro che me. Poi sei arrivata tu e l'uomo non c'è più. Ora che sei vicino a me mi perdo in te. Ci casca.
che lo sposo, la notte prima del matrimonio, si immerga fino al relitto per cercare la collana di Elena di Troia. E se trovo le perle, la notte sarà benedetta. Io pensavo che andassimo a ubriacarci tutta la notte. A questo ci abbiamo pensato, amico. Allora devo prendere il costume. Già fatto, amico. Ma dove lo state portando? Lascialo libero per questa notte, domani sarà tutto tuo. Beh, ma riportatelo in tempo per la cerimonia. Ma sì, certo, pensiamo noi a lui. Shoot.
grazie, solo donne. Ma insomma, perché sono venuti se non è per rovinare il matrimonio di Sofì? Io non credevo tenessi a questo matrimonio. Che c'entra? Solo che non voglio che glielo rovini. Insomma, loro non hanno il diritto di presentarsi qui. Che cosa hanno mai fatto in tutti questi anni per la loro figlia? Niente. Madonna, ma non sapevano neanche che esistesse. Ma che c'entra? Non c'era bisogno che lo sapessero, perché io me la sono cavata benissimo da sola in tutti questi anni e non mi farò certo spodestare da un'eiaculazione. Sofì. Ciao. Credo che devi spiegare a Donna che sono venuto in pace. No, senti, aspetta che abbia bevuto un altro po'. Buona idea, buona idea. Il disegno che hai fatto è bello, è bello davvero. Perché non ti ci metti sul serio? È un talento naturale. Beh, ho già tanto da fare qui. Ma sei sicuro che il tuo sogno sia proprio questo? Quello di gestire Villa Donna insieme a tua madre? Ma sai, lei non può farcela da sola. Lo sai, ho disegnato questo posto sul Retro Menù una sera. Ho sempre sognato di ritornarci. E che cosa te l'ha impedito? Sofì, ma cosa ti ha detto Donna su di me? Niente, non ti ha mai nominato, ma a me. Sofì, che ci faccio qui? Lassù qualcuno ce l'ha con me e scommetto che è mia madre, eh? Ma se era la dolcezza fatta persona, chi mia madre? Adesso io vado a buttarli fuori dal lì. No, Donna! Donna, dove vai? Se vai, cominceranno a farti delle domande. Senti, facciamo così. Stasera li facciamo ubriacare e domattina io e Tanni li porteremo a... a pesca! A pesca? Neanche per sogno! Scusa, che cos'altro suggerisci di fare con tre uomini? Antichi ricordi mi ritornano in mente. Oh, sei antichi. Oh. Donna. Ehi, ciao. Tutto bene? Perfetto. È strano che Donna abbia una figlia così grande. Già. Tu non hai dei figli, Harry? Beh, mi sarebbe piaciuto avere dei figli. Avrei visto da molto. Ma tuo padre? Tuo padre è qui? Non lo so, perché io non so chi sia mio padre. Fantastica! Ma come cavolo avrà fatto Donna a comprarsi questo posto? Le ha lasciato dei soldi la signora di cui si occupava prima. La Sofia di cui porto il nome. Sofia è la mia prozia. Credo di sì. Sempre saputo che aveva lasciato i soldi alla famiglia. Ma tu quanti anni hai? Ne ho 20. Che? Oddio, scusa, devo andare. Scusa. No, Bill, aspetta. Perché la tua prozia ha lasciato dei soldi a mia madre? Non saprei. Sì, che lo sai. Senti, devi chiederlo a Donna. Senti, lei non vuole parlarne, non capisce perché per me sei così importante. Devi parlarne con lei, Sofì. Ti prego, Bill, da quando sono nata c'è questo enorme punto di domanda senza risposta ed io non voglio più segreti. Sì, ma questo non è il mio segreto. Di
danno belle emozioni. Ma tu dimmi un po', quale gioco che fai? Che significo io per te? Quale gioco che fai? Sento che tu ci tieni. Ti guardo e tu, io ti ascolto e tu, cadi nei segreti miei, se mi affiderò, mi deluderai, o riderai di me, se ti dico che lo so, è lo stesso anche per te, ma dimmi un po'. Credo di sì. Lo sai cosa succede adesso? Non mi dirai che è una sorella gemella, eh? No. Mi accompagnerai tu all'altare domani. Accompagnarti? Sarà il nostro segreto fino alla cerimonia. Non so che dire, beh. Oh, certo che ti accompagnerò. Perché sono qui. Che cosa? Da quanto tempo sai che sono tuo padre? Che cosa? Beh, in effetti non da tanto. Senti, Sam, la mamma non sa che io lo so. Ti dispiacerebbe aspettare fino a dopo la cerimonia? Ti sbagli. Chi l'accompagna all'altare? Nessuno. Ti sbagli, ti accompagno io. Sarà il nostro segreto. Ma Sam... Ecco perché mi ha invitato, mi ha mandato l'invito. Ora capisco. Volevi che il tuo papà ti accompagnasse all'altare. Bene, io ci sarò, non ti deluderò. So perché
sono qui. Siamo qui per il matrimonio. Ho sconvolto la mia esistenza completamente. Quanti anni hai? Che sono la figlia grande. Da quel tempo sai che sono come Anderson.